ieri sera. Sono prima di uscire di casa, andare da Dunkle. Mi arriva una chiamata dal numero, da un numero privato. La faccio anche vedere per chi non ci credesse. Lo vedete? Non mette tanto a fuoco. Più o meno ora alle 21:45. Alle 21:45 ricevo questa chiamata. E la voce al telefono mi dice: tu lo sai chi sono? Subito ho detto no, perché veramente subito non l'ho riconosciuto. La ripete e dice: ma tu lo sai chi sono? Ho detto: ah sì, ciao Riccardo. Ho detto: dimmi. Mi fa: lo sai che per colpa tua ho perso l'ultima possibilità con la mia famiglia. Famiglia, non famiglia. Di ricrearmi un rapporto. Ti dico: perché? Perché tu hai fatto uscire audio personali, messaggi privati sul web. Io ho detto no, io ho fatto vedere solamente quello che c'era online pubblico, gli audio sono usciti sempre online. Mi fa una, mi ha detto qui una cosa che mi ha lasciato esterrefatto, ragazzi. E mi ha detto: perché tu hai un'influenza, se ne parlano i canali YouTube non se ne fotte un cazzo nessuno. Riccardo ha detto che io ho un'influenza, ma non quella intestinale, cioè che io influenzo, capito, che ho un potere mediatico. Mi ha stupito perché mi ha sempre detto che senza di lui non sono nessuno, che non conto un cazzo, che non conto un cazzo. Quindi già qua il Covid, no, non il Covid, esatto, tipo il Covid. E poi mi ha detto: io adesso me ne devo andare dal Giappone, me ne devo andare dal Giappone, me ne vado dal Giappone perché tu mi hai rovinato qua. Mi devo mettere una fascia in testa, letteralmente, sto citando, mi devo mettere una fascia in testa e agire contro tutti quelli che mi hanno fatto del male. Quindi una fascia in testa, esatto, poi Giappone, fascia in testa, mi sono proprio immaginato questa, la sua fascia rossa, no, legata, pronto a combattere. E io ho detto: guarda Riccardo, come al solito io ti dico sempre la stessa cosa, per me non è colpa mia se tu fai cazzate, se poi escono pubblicamente sul web io le faccio vedere. Tra l'altro ho detto: io in questa storia ti ho dipinto come vittima, in quanto sei stata una vittima di truffa. Quello che deduco io è che probabilmente la sua famiglia ha visto questa cosa qua e si è incazzata con lui in quanto ha buttato via questi soldi. Io gliel'ho detto anche a lui, io, a me dispiace, però a me non sembra di aver fatto un animale. Io ho reactato a contenuti pubblici e tra l'altro questa volta l'ho trattato come vittima qual era. Non l'ho blastato, cioè no, non ci ho fatto flame, no? Ho fatto semplicemente, un contenuto. E quindi niente, questo ragazzi, io quello che voglio dire è che a me dispiace fondamentalmente, soprattutto per questa ultima parte, appunto perché è stato truffato, mi dispiace che abbia perso 1.000 euro, lo dico seriamente. Dopodiché non è colpa mia se lui fa casini e poi questo va poi nella sua vita privata, a me dispiace, però quello che faccio vedere io è pubblico e non c'è nulla di così strano. Rospo Strag il Pippega, wow, sì, l'abbiamo già guardato. Gab, se ti va di raccontarci cosa è successo in discoteca, lo stavamo guardando prima perché me l'hanno detto. Grazie per i 100. Ma che influenza, se non te se incula nessuno nemmeno sul tuo stesso gruppo Telegram. Ti si ama, attendiamo il ritorno del Messia. È vero, hai ragione, se va, infatti gliel'ho detto. Sì, Gabrone, sì, Rospo strike il Pippega, così pare. Poi dicevo: Gab, se vuoi raccontarmi cosa è successo in discoteca, stavo guardando prima l'accaduto, non t'ho rotto i coglioni perché non mi sembrava il caso.
Niente, quindi questo è quello che volevo raccontare. Io ho detto, guarda, io ho anche detto a te, ho detto mi dispiace Liki, non so cosa dirti, però ripeto, stavolta era un contenuto volto a dipingerti qual era, cioè una vittima, perché è stata vittima di truffa. Che poi la truffa fosse un po' buffa, nel senso che lì sia cascata in una cazzata, ok, però alla fine è una vittima, non è sicuramente non è lui il responsabile, cioè non è colpevole, non è carnefice in questa situazione. Però vabbè, ripeto, questo è quello che è successo ieri. Spero che non ritorni, perché ho detto, mi sono allontanato dal web, non voglio più saperne nulla. Però le cazzate continuo a farle, anche sui gruppi social, cioè sui gruppi Telegram, poco cambia, quindi le cazzate poi alla fine le fa lo stesso. E mi dispiace, ragazzi, alla fine, no, io non godo, mi dispiace per Liki. Ieri sera l'ho sentito molto agitato. Chiaramente mi ha minacciato di denunciarmi, come al solito, di farmi, perché ho diffuso cose personali. Ho detto, guarda Liccardo, puoi andare a vedere, io ho fatto vedere solo cose pubbliche su gruppi pubblici o su YouTube, dove facevano magari vedere cose private ma erano pubbliche sul web, per cui ripeto. E tra l'altro, alla fine, ripeto, stavolta qua è lui la vittima, non è Liccardo ha truffato, Liccardo fa il furbetto. La vittima era lui di truffa, quindi ho detto, in realtà non hai capito un cazzo forse. Però va bene così. Questo era quello che vi volevo raccontare, ragazzi. Mi ha stupito questa chiamata. Col numero privato poi me l'ha fatto. Tanto dal Giappone, avrà pure pagato parecchio la chiamata. Va bene, ragazzi. Se il Gab voleva. Vuoi raccontarci, Gab? Se no io me ne fuggo oggi. Quante ne ha fatte lui? Vabbè, Gab, però quello che ti dico è, sinceramente, mi dispiace quando una persona viene truffata, anche perché lui effettivamente mai si è fatto 1.000 euro su una persona. In questo caso sì. No, mi dissocio assolutamente da quello che scrive il Gabrone in chat. Parole del Gabrone, io. Anzi, scritte del Gabrone. Ma basta con sta roba del canale di Wide esclusiva, non me ne fotto un cazzo l'esclusiva, ragazzi, l'esclusiva me ne cerco io, non era perché abbiamo guardato la cosa di Gab, quindi era per quello, se voleva, ma se no, tanto abbiamo letto il suo post, va bene così. Mi dispiace per quello che ti è successo a... No, tranquillo Gab, era se volevi tu, a me interessa, nel senso, mi dispiace per quello che ti è successo, anzi ho parlato anche della mia esperienza personale simile, però senza che sia finita a mani, quindi va bene così. Va bene. Ah, non ti riferivi a Liccardo? Ok, no, allora sì Gabrone, ci mancherebbe, no, ma infatti non verrai denunciato, non ti preoccupare. Però ho detto sinceramente, appunto, io quella notizia di Liccardo truffato l'ho portata, oltre perché, ragazzi, era il clickbait più grande della storia di Twitch, cioè ho potuto scrivere nel mio titolo Liccardo Rosario è stato truffato, cosa che nessuno aveva fatto finora, prima a farlo, come diceva il Cristallo. E poi niente, ne abbiamo parlato, come ne abbiamo parlato di tante altre cose, abbiamo fatto una live, non è che ci abbiamo fatto 14 live, non mi sarei mai aspettato che ieri mi chiamasse e che mi dicesse che per colpa mia lui aveva perso di nuovo tutto. Io quello che ho detto è, Liccardo, forse quello che io ho detto anche tante altre volte, forse quando inizierai a renderti conto che la responsabilità dei tuoi errori è solo ed esclusivamente tua, sarà un grande giorno. Anche perché, ripeto, io parlo di cose che accadono, cioè che sono già accadute, poi ne parlo, però sono già accadute queste cose, non è che me le invento dal nulla. Wide, lo sai chi... Non ha detto Wide, lo fa, lo sai chi sono. Questa volta ho detto, lo sai chi sono? E ho detto, minchia, e chi cazzo è quel numero privato? Però è quello il problema, che lui non si rende conto, perché lui gli è piaciuto essere un personaggio pubblico, ma ha deciso di non stare più sui social. Non è che lo può decidere lui, purtroppo. È il prezzo da pagare per essere un personaggio pubblico.